verso un'andatura di circa 90 gradi rispetto alla direzione del vento. Qui Ciro dovrebbe alzare un filo di deriva. Ciro! Tira su un po' di deriva! Vai! Siamo all'interno del porto di Bari per incontrare sul suo terreno di gara Ciro Basile, un ragazzo varese di 15 anni del circolo della vela di Bari, allenato da Valeria Di Cagno, che si è qualificato per gli europei e i mondiali nella categoria laser radial under 19. Cosa serve di più per arrivare a qualificarsi agli europei e mondiali della tua categoria under 19? Allora, soprattutto il fisico per la barca e la testa, la mentalità deve essere vincente. Non ci si può permettere quasi mai di sbagliare. Come fai a conciliare questo con il resto della tua vita? Si riesce, con un po' di sacrificio si riesce a fare tutto. Riesco la maggior parte delle volte sia a studiare, andare in palestra o uscire in barca. Buona. Schiaccia, ok. Quanto è importante per te riuscire a trovare qualcuno che ti possa sostenere anche economicamente, perché uno sponsor è fondamentale? E soprattutto ora che andremo ad affrontare queste trasferte, saremo più o meno circa una settimana sul lago di Garda per affrontare prima una tappa del circuito nazionale e dopo un raduno con la squadra nazionale. Il mondiale in Irlanda e l'europeo in Estonia sono difficili da sostenere e quindi uno sponsor sarebbe... Il laser è un'imbarcazione dove devi essere preparato molto bene fisicamente, perché lo sport della vela è uno sport in cui bisogna usare molto il cervello. E nel laser, oltre al cervello, ci vuole anche un fisico bestiale, tra virgolette, perché è una barca molto fisica, bisogna lavorarci molto con i muscoli in modo tale da tenerla bella schiacciata in acqua. Lei ne ha visti tanti di ragazzi nella sua carriera, sì. A che livello siamo arrivati qui a Bari con il circo? Beh, ci stiamo lavorando per progredire e per migliorare sempre. Quest'anno abbiamo selezionato un ragazzo nel campionato del mondo europeo radial, Ciro Basile, e altri due ragazzi nell'europeo mondiale 4 e 7, Luigi Contemi e Martino Pettini. A livello personale, ma anche di tutto il circolo della vela, un traguardo importante, un obiettivo raggiunto? Beh, certo, abbiamo lavorato molto per raggiungere questo obiettivo ed è con grande soddisfazione che posso dire che i ragazzi hanno risposto bene agli allenamenti e anche alla selezione. Dicevi che è importantissimo anche l'aspetto fisico, sì, e questa è proprio la preparazione atletica. La preparazione atletica, sì, noi in Circolo della Vela abbiamo un preparatore atletico, Vincenzo, che sta lavorando con solo alcuni ragazzi delle nostre squadre. Laser è 4,20 e in questo momento stanno lavorando sulla esplosività. Il corna facendo, si spera, soprattutto per i risultati proiettati verso il futuro e anche che qualcuno possa aiutarci in questo progetto.